trovarci accanto gli uni agli altri, soprattutto per quelli che in mezzo a noi, che sono tanti, dicono: abbiamo pescato tutta la notte e non abbiamo preso niente. Per quelli tra di noi che sono tanti e che dicono: noi speravamo fosse lui il Messia, ma i capi dei sacerdoti lo hanno consegnato e l'hanno ucciso. Oh Signore, compi davvero prodigi per questi nostri amici, per questi nostri compagni di viaggio, perché possano esultare nel tuo spirito, perché possano cantare la tua lode, perché possano dire: il Signore mi ha sorpreso ancora una volta. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa. È Lui che dà a tutti la vita e il respiro ad ogni cosa. Grazie Signore, grazie Gesù perché passi in mezzo a noi. Grazie Gesù perché non ti sei rifugiato in un tempio costruito da mani d'uomo, ma hai deciso di abitare in mezzo a noi, hai deciso di passare in mezzo a noi. E noi ti benediciamo, ti glorifichiamo, ti lodiamo, Signore, per questo privilegio che ci hai dato di camminare in mezzo a noi, di camminare attraverso le strade del nostro cuore. Benedetto sei, Signore Gesù. Gloria a te, Signore. Ti adoriamo, ti contempliamo, ti benediciamo. Gesù, tu sei qui e passi in mezzo a noi. E i nostri occhi contemplano il tuo volto, la tua signoria, la tua regalità, la tua potenza. E mentre ti contempliamo, Signore, tu regni nei nostri cuori, nelle nostre vite, nella nostra storia. E questo, Signore, ci permette di entrare in questo tempio e permette a questa gloria di entrare nel tempio della nostra vita. Noi riconosciamo te come unico Signore, Signore della nostra vita, della nostra storia, di questa assemblea. E mentre i nostri occhi contemplano il tuo volto, il nostro cuore desiderano ricevere te e riaffermare che tu sei il Signore, riconoscere che tu sei il risorto, il santo di Dio, il vittorioso, il Dio onnipotente che esercita il suo potere sul suo popolo, nella nostra vita, nella nostra storia. E a lui sottometti ogni cosa. Tu sei il Re, tu sei il Santo, tu sei l'Emmanuele, il Dio con noi. Benedetto il tuo braccio che si stende ancora una volta su ognuno di noi. Benedetta la tua mano, benedetto il tuo cuore pieno di misericordia. Benedetto il tuo nome che salvezza. Benedetta il tuo volto, benedetta la tua mano, benedetta la tua storia. Signore che viene e si effonde nella nostra vita. Tu sei il Re, tu sei il Signore. Gloria, onore, potenza, benedizioni a te, Gesù. E tu, Signore, hai compiuto questa parola. Non sei venuto per farti servire, ma per servirci. Amen. E ci servi addirittura in ogni nostro respiro. Amen. Se noi respiriamo, se noi ci muoviamo, se noi pensiamo, se noi parliamo, se noi amiamo, è perché tu vivi dentro il nostro respiro, cammini dentro il nostro respiro, consoli il nostro cuore, rafforzi il nostro spirito. Grazie Signore perché ci servi sempre. Amen. E ci servi e ci trasformi, ci fai diventare santi. Grazie a te. Grazie.
oggi vuoi ancora servirci. Tu oggi vuoi ancora passare in mezzo a noi e ci vuoi creare di nuovo. Tu oggi sei Gesù che guarisce, Gesù che ricrea. Oggi è un giorno di nuova creazione per ognuno di noi. E allora ci affidiamo a te. Ci affidiamo a te. Il Signore tocca in maniera particolare molti cuori che sono fermi nella fede, che sono fermi, fermi a un palo, fermi, che ancora continuano a ripetere: Signore, non credo, non credo che questa parola è per me. In particolare alcuni sacerdoti. Il Signore ti dice: sono qui davanti a te, sono qui per servirti, ti ho chiamato per servirmi, ma oggi sono io che servo te, oggi sono io che metto il grembiule e ti lavo i piedi. Amen. Grazie Signore Gesù.
Il Signore passa e tocca il cuore di una ragazza che sente la chiamata alla consacrazione. Il Signore passa, passa, apri il cuore, tu sai di cosa hai bisogno e mentre Lui passa chiediglielo e riconoscilo, tu sei Gesù. Tu sei Gesù. Abbi fede, tu sei Gesù. Tu sei Gesù, Signore. È Gesù che passa e prende la tua tristezza e ti dona la gioia. È Gesù che passa e prende la tua paura e ti dona la forza. È Gesù che sta rafforzando, rialzando, ricostruendo, sta mettendo la festa nel tuo cuore. Gioisci, gioisci, perché il Signore sta ricostruendo la tua vita, sta ricostruendo ogni cosa, sta rafforzando, sta riedificando, sta donando forza nuova, luce nuova, coraggio nuovo, vigore nuovo. Benediciamo il Signore, che in mezzo a noi è un Salvatore potente. Benediciamo dal profondo del cuore le meraviglie che Lui sta compiendo. Gloria a Gesù il Signore, al Re dei Re, al Santo dei Santi, a colui che ha potere, al Vittorioso. Gesù, Signore. Dillo sul tuo sacerdozio, dillo sul tuo matrimonio, dillo sulla tua casa, dillo sul tuo lavoro, dillo nella tua storia. Dillo sul tuo gruppo, sul tuo pastorale. Dillo sul tuo ministero, sul tuo servizio. Dillo sulle divisioni che lacerano la veste di Cristo, perché mai più sia lacerata la veste di Cristo, perché oggi è creazione nuova, è un nuovo giorno, è un nuovo inizio, è una nuova alba. Crescendo il risultato, sta crescendo la festa. Signore, allontana il maligno, scaccia il nemico, è il potere di Cristo nella tua vita. Libera Gesù in mezzo a noi, sciogli le catene. Con il nostro alleluia.